persone. Certo, lo sai. Siete, ecco, io le dico subito che non la penso come voi. Bene. Spero che non mi mettete giù il telefono. Dipende, tu parla intanto. Sì, no, volevo dirvi, no, io vi porto un paragone che potrebbe calzare bene con il soprannaturale, che voi non credete, no, che non ci sia il soprannaturale divino, no. Allora io vi faccio un paragone, no. Un 500 anni fa, 400, 500, 600 anni fa, quando le pestilenze, questi microorganismi, questi batteri invisibili all'occhio umano uccidevano 20-30 milioni di persone, sì? No? Se una donna o un uomo avesse detto guardate che uccidono questi milioni di persone, sono dei microorganismi che noi neanche vediamo, sono invisibili, il minimo ci avrebbero messo a rogo, no? Allora io ho fatto un paragone nel mio piccolo pimbro, sì? No? Come che non si vede questi microorganismi ad occhio nudo che uccidevano a centinaia di milioni di persone? Perché non può esistere anche il soprannaturale? E adesso chiudo perché costa... Ok, ti rispondo, ciao. Allora, chiariamo una roba, posso, Francesco? Sì, sì, sì. Allora, le milioni di persone venivano ammazzate dai microorganismi, questo è vero. Però è altrettanto vero che condizioni di vita diverse avrebbero impedito alle persone di morire dai microrganismi, cioè praticamente bastava non ammazzare i gatti delle streghe e alcune pestilenze sarebbero avvenute. Il problema non è che non esiste il soprannaturale, esiste tutta una serie di cose fuori dalla ragione, esistono gli dèi, noi non sì. neghiamo gli dèi, ciò che neghiamo è il Dio dei cristiani, ciò che neghiamo è il Dio creatore, è il Dio creatore e tutta una mitologia che va a conservare il Dio creatore, ma non diciamo che non esistono gli dèi, che non esistono le forze, che non esistono nella natura. Sì, ma poi quando le persone che morivano di malattia morivano anche per la malattia che era il monoteismo. Sì, dimmi Giappaolo. Dicevo che la scienza cosiddetta fra parentesi sia pur grossolana che adoperiamo, per quanto grossolana sia è la scienza, l'allucinazione rimane allucinazione. Certo. Non si può mica ragionevolmente andare a confondere l'allucinazione proprio iperbolica di certi del fanatismo con la scienza che stiamo adoperando, perché adesso parliamo, non tocchiamo l'energia che passa fra me e te in questo momento, però esiste, è energia però, non è allucinazione, non è fanatismo. Ciao Paolo. Sì, vabbè, però ricordiamoci che la scienza è ciò che misura e ciò che descrive. C'è qualcos'altro oltre a questo? Sì, ma d'altronde noi abbiamo sempre sostenuto che le cose sono divine, cioè nel senso che la divinità non appartiene solo al monoteismo. Ciao! Qua mi obbligano ad intervenire di nuovo. Dimmi, dai! Quella domanda se sui microorganismi, sul soprannaturale, eccetera, a quella persona dei microorganismi non gliene fregava un cavolo. Importava mettere l'accento sul soprannaturale. Io vorrei girare la domanda a quella persona. Chi mi dice che nel soprannaturale ci sia il Dio dei cristiani o non ci sia Pan, Giunone, eccetera? Per quale motivo il suo soprannaturale deve esistere e non deve esistere eventualmente quello dell'altro? Se andiamo a leggere quelli che sono i libri antichi, diciamo, epici della storia dei popoli, la Bibbia è abbastanza simile a quelle che sono l'Iliade e l'Odissea, dove degli dèi intervengono al fianco degli uomini per aiutarli nelle loro guerre. Togliamo il Vangelo, che è stata un'operazione politica, che è quella che ha tentato di condizionare un po' il modo di pensare, l'umanità, il potere, eccetera. Limitiamoci ai libri epici. Perché un Giove che interviene nella guerra tra Troia e tra la Grecia non è credibile, ed è credibile il Dio che interviene a Gerico a fianco di Giosuè per far crollare le mura di Gerico. Se vogliamo fare questi discorsi sulla credenza del soprannaturale, possiamo inventarcene, voglio dire, di mille colori. È vero, diversi. È vero, è vero. E non è detto che la verità di quel tizio sia migliore della mia. Del resto, trovo che di fronte al discorso dell'eternità ritorniamo sempre ai soliti condizionamenti culturali. Non riusciamo ad immaginare l'eternità della materia che si trasforma,
pur avendo degli esempi di trasformazione davanti, non solo visibili ai nostri occhi, ma adesso anche spiegati dalla scienza, perché pensiamo che quando una cosa si distrugge, almeno visibilmente, sia finita e basta. Però nel contempo riusciamo a pensare all'eternità di un essere, di un qualcosa che è al di fuori di tutto, che non ha materia, che non ha niente, allora quello che io non posso vedere oltretutto può essere eterno. Il mondo e l'universo che io vedo trasformarsi giorno per giorno, quello non può essere eterno. Io questo proprio non riesco a capirlo. È una contraddizione. La domanda, no, parla per telefono perché la radio è lontana. È una contraddizione. Io quello che mi chiedo, loro dicono qualcuno ha creato il mondo, ma chi ha creato Dio? Gliela giro la sua domanda. Ok. Ciao, bella. Ciao a tutti. Ciao carissima. Ciao. Ma d'altronde è fondamentale, cioè nel senso i cristiani sono sempre capaci di fare questo, nel senso loro sono una religione, però sono talmente astuti che impongono il loro fenomeno come la religione, esatto. E gli altri sono secondari. Sì, ma infatti se volevamo fare a pugni fra la trascendenza e chi ha più trascendenza, sì. Qua gli altri siamo disponibili. Sì, sì, no, ma infatti ma cioè, loro praticamente sono una delle religioni, e invece vogliono pretendersi di essere l'unica religione. Sì, pretendo di essere l'unica religione, cioè nel senso questa sta una forma di imposizione. Noi non diciamo che le nostre divinità sono le uniche divinità, noi sappiamo che sono fra le alcune delle divinità e che ne esisteranno altre che noi non conosciamo, ma sappiamo che ci sono. Di conseguenza significa che chiaramente che loro hanno una maniera di imposizione, cioè di conseguenza loro, essendo monoteisti, portano tutto quanto a uno. Di conseguenza dicono noi siamo i primi e gli altri sono delle varianti, sono altre cose. Ma questa qua proprio è una forma loro mentale, anche perché qualcuno dice di sovrannaturale, ma noi diciamo che non il sovrannaturale è il naturale, diciamo che il divino è nella materia, è nelle cose, è nel mondo. E di conseguenza è tutto quanto all'interno della realtà. Noi che abbiamo delle mitologie che ci dicono che esistono le ninfe, che esistono gli spiriti della natura, e cosa sono rispetto agli altri? Siamo inferiori? Vanno svalutate perché lo diciamo noi. Chi è che sostiene la superiorità del cristianesimo? È la loro arroganza e basta. Il problema è che loro parlano di trascendenza in termini assurdi, cioè la loro trascendenza è talmente assurda, è un non senso. Sì, ma quello che dicono vale per loro ed è solo per loro e basta. Scusa, cioè, un attimo, sì. Metto su 2 secondi di musica, un attimo solo, Rieccoci, scusate un attimo, rieccoci qua ancora, vediamo un attimino. Boh, niente, è andata giù la telefonata. Niente, avevamo preso questa telefonata in privato che ci ha indicato che ci sono 2 cose da prendere in cooperativa. Adesso vediamo un attimino, scusate un attimo, però anche queste sono cose importanti. Francesco è andato a vedere. Il problema è questo, che il problema della trascendenza che hanno i cristiani, un problema talmente assurdo, talmente un non senso, che non può neanche misurarsi con noi. Cioè, ciò che loro dicono trascendenza, io dico non esiste, ma posso dire che non esiste perché la mia trascendenza non è altro che la lettura della vita fuori dalla ragione. Cioè ciò che è fuori dalla ragione, ciò che è fuori dalla descrizione della ragione, per me è trascendenza rispetto alla ragione, ma non rispetto a me stesso. Pronto? Vale, scusa. Per cui è talmente assurdo quel concetto di trascendenza che non ha nessuna ragione di essere, però viene imposto ai bambini rispetto a qualcosa che tu non potrai mai raggiungere. Una cosa talmente distante che tu non hai, più o meno come Babbo Natale che porta i regali. Però questo è un assurdo, questo è un nonsense, questo è frutto di una pazzia. Perché le cose, qualunque cosa esista, qualunque cosa può toccare noi, noi siamo sempre comunque in grado di raggiungerla. Per cui se un Dio, se una divinità, se una tensione divina è in grado di toccare me, è in grado di sollecitare il mio sentire,
io sono comunque in grado di raggiungerlo. Poi per quanto riguarda alle divinità, beh, se vogliamo fare pure noi delle divinità ne abbiamo 100.000, insomma, non una sola. Pronto? Vale. Noi di divinità ne abbiamo a migliaia. Perché? Perché il sentire umano, il sentire degli esseri della natura è immenso, sì? 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 Vabbè. L'immensità degli esseri della natura, l'immensità della natura che ci circonda, l'immensità delle forze dell'universo, l'immensità delle tensioni di cui noi veniamo anche attraversati, è talmente grande, talmente incredibile, che se vogliamo parlare di questo, noi di dei ne abbiamo a migliaia, ma ne abbiamo a migliaia con migliaia di sfaccettature. E tutto, e da tutte queste sfaccettature, da tutti questi dei, noi possiamo prendere, noi possiamo pescare ciò che ci serve a noi per diventare eterni, per costruire il nostro divenire nell'eternità dei mutamenti. Perché questo è importante. Perché diciamo che il pagano costruisce il Dio? Perché il pagano può scegliere la divinità, scegliere le divinità che gli servono attraverso le sue azioni. Attraverso le sue azioni va a costruire il suo futuro. Pronto? Vabbè. Andando a costruire il suo futuro costruisce anche i suoi, perché io per esempio posso elencare decine e decine di divinità, però non ho mai detto, a parte l'anticristo, che una lettura generale della tensione che dalle divinità arrivano gli esseri umani, non vi ho mai detto c'è questa divinità, c'è quella divinità o c'è l'altra divinità da seguire. Perché l'universo nel quale siamo noi immersi è talmente grande, talmente vasto, talmente pieno di tensioni, che soltanto per afferrarne una o due è già un'impresa titanica. Ed è un'impresa titanica trasformare noi stessi in dei per poter afferrare queste tensioni. Pronto? Allora, qui c'è una nuova tecnica di disturbo. Vabbè, allora non ce ne frega assolutamente niente. Pertanto, per quanto riguarda il trascendente, quello che è trascendente, quello che è un Dio che per forza bisogna mettere, poi vi dico anche questo per i cristiani, voi vi mettete in ginocchio davanti a un Dio trascendente che non siete in grado di toccare. Se voi non siete in grado di toccare e di riconoscere il vostro Dio trascendente, come potete pregarlo e supplicarlo di intervenire nelle vostre faccende umane? Come potete pensare che questo trascendente che voi non potete toccare possa intervenire per quello che a voi vi serve? Cioè, come potete fare un'affermazione di io queo non conosco, queo non vedo, però queo può intervenire nelle azioni umane? Cioè, come potete pensare a una simile cosa? Io posso pensare a Giove che interviene nelle azioni umane, ma perché? Perché io e Giove siamo uno, io lo respiro Giove, io respiro l'atmosfera, per cui siamo uno, possiamo costruire un intento comune. Questo è importante, mentre invece quel trascendente che non esiste, cosa costruite? Ma d'altronde quello che i cristiani dicono vale solo per i cristiani, non è universale. Una guardia svizzera del Vaticano. Dai, dimmela questa. Niente, volevo dirvi che le vostre divinità non si sono rivelate, invece Gesù Cristo si è rivelato nel Vangelo. Cioè, entrate in un'operazione politica, anche Babbo Natale si è rivelato nelle storie che si raccontano ai bambini. Anche il numero uno in Alan Ford si è rivelato. Qui in Vaticano, noi mostriamo dei reperti storici che Dio esiste. Sì, come no? Come no? Voi invece i vostri divinità possono essere anche dei demoni? Vuol dire che sono qualcosa? Guardate chi vi parla, è Fritz Weber, una guardia svizzera. Sì, sì, vabbè, d'accordo. Ciao da Svizzera. Cioè, ma il problema dei cristiani è le vostre divinità possono essere demoni, allora, ma è un problema nostro. Io sto lavorando un altro tipo di lavoro. Io ho sempre il lavoro sul mobbing da fare, ho sempre a fare il lavoretto su pulsione di morte. Non so quando li finirò. Comunque ho impostato un altro tipo di lavoro. Ed è la teoria della sottomissione, il desiderio di sottomissione in Giovanni. Allora, di Giovanni ho copiato 15.000 caratteri su un 70.000 del suo. Beh, ma guarda che è una roba paurosa. Cioè, in verità, io dico la verità, guarda che io dico la verità, ma io dico la verità, però non esiste niente. E poi l'agape e la spermatofagia, origine da là, poi parlerò anche di questo. Pronto? Pronto. Posso sapere una roba per piacere? Sì? A che religione appartenete voi altri? Noi siamo dei pagani. Ah,
Ah, capito. Basta, tutto. Ma siamo dei veri pagani. Va bene, noi. Ok? Grazie. Saluti. Mm. Cioè, siamo pagani per quello che noi diciamo che è il paganesimo. Non siamo pagani per come i cristiani dicono che sono i pagani. Tanto per essere chiaro. Beh, pronto? Sì? Sono quello che no, non voleva disturbare, ma col telefonino non riuscivo a prendere la linea. Ah, tu, scusami, allora chiedo scusa. Per carità. Senti, volevo sapere, in effetti io praticamente mi interesso di tutto, dall'esoterismo, scendere di droni. Riguardo a il primo libro del mondo, quello che dovrebbe essere il libro di Enoch, no? Prova avanti. Sì, volevo sapere, a parte che è un'edizione che fra l'altro mi pare proprio Sant'Agostino sentiva in odore di zolfo, e quello lì, diciamo, come Vangelo apocrifo praticamente. Che cosa, cioè, mi puoi dire qualcosa di più? Perché c'è un'edizione soltanto che fanno ad Ancona, non riesco a trovare perché è molto, diciamo, sono finite, non ci sono più praticamente queste stampe, diciamo, non si trova facilmente. Ma io ho sentito parlare del libro di Enoch come una visione della cacciata di Dio, cioè Dio caccia gli altri dei. E gli altri dei praticamente diventano demoni o roba di questo genere. Io ho detto una cosa molto vaga che ho per la testa, sì. Sinceramente. Però se vuoi ti do dei titoli del libro dove io ho trovato sta roba. Se ho sotto mano dovrebbe essere, sì, ti do questo qua. E lo trovi però sulle bancarelle, credo, eh. Ah. Sì, al 50% di sconto. Uh-huh. Beh, io ti do il titolo, metto giù il telefono, hai carta pena? Sì. Ok, dai. Prendi carta e pena che adesso lo dico subito, ok? Benissimo. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Chiedo scusa perché ho pensato che volesse disturbare. Allora, io ho trovato degli appunti di questi su un lavoro fatto da Bernard Teixeira. Teixeira. Si chiama Nascita del Diavolo, sarebbero tre volumi in pratica, questo qua è il primo, in Nascita del Diavolo, e ho trovato alcuni passaggi di Enoch, in effetti di Lilith, di tutta quella che è la mitologia, tutta quella che è la mitologia iniziale, diciamo così, anche non presente nella... ma Enoch è molto curato per il discorso della lingua, perché lui avrebbe esiste anche una lingua enochiana che permetterebbe il contatto con le divinità astrali e così via. Sì, comunque io l'unica cosa che ho trovato l'ho trovata qua, però siccome non è una cosa che per me è importante conoscerla, capisci? Sì, ma non è che sia fondamentale. Ti dico questo perché l'ho letto da poco, cioè l'ho visto da poco, però non sono mai andato alla ricerca di questo, perché quello che io vado a costruire è il paganesimo, cioè a noi ci interessa costruire il paganesimo. Dopo usiamo questo, per esempio questo testo qua, La Nascita del Diavolo con l'altro, Il Diavolo, Il Tempio di Gesù e quest'altri, mi servono per informazione, per documentazione essenzialmente. Per cui chiedo scusa, pronto? Sì, per Lorenza. Oh, purtroppo la nostalgia della trasmissione mi fa venire di intervenire ancora. Soprattutto per spiegare anche il discorso del Dio unico degli ebrei e della trasformazione degli altri dei in demoni. In qualsiasi testo storico del liceo classico, quindi normalissimi libri scolastici, si spiega che il popolo ebreo, quando tornò dalla prigionia in Babilonia, portò con sé un panteo interi di dei. Dei ereditati anche dai babilonesi. Quando per motivi politici ci fu necessità di riunire tra di loro le tribù di Israele, scelsero uno degli dei minori di quel panteon, che poi fu Geova, e stabilirono che quello era l'unico dio del popolo di Israele. Gli altri, Baal compreso, che ci viene poi trasmesso come un dio cattivo che pretende i sacrifici di bambini e degli umani, diventa a quel punto un demone. Questo tanto per la storia, quindi è stata puramente una mossa politica, non c'è nessun dio rivelato, perché non esiste la rivelazione, come ha detto un intervento, due interventi fa,
a un altro ascoltatore, non esiste rivelazione. Quello che si è proclamato figlio di Dio è uno dei tanti che storicamente in Israele si è proclamato figlio di Dio. Cioè qua si vuole falsificare la storia. Siccome c'erano delle profezie che parlavano di un Messia che doveva arrivare... Ma in quell'epoca? In Israele c'è stata una miriade di persone che ha affermato di essere il Messia atteso. È vero. Quindi non esiste un discorso di rivelazione di Dio, esiste un'operazione politica fatta su uno di questi fantomatici Messia. Esatto. Non esiste niente altro. E qua in Italia purtroppo non abbiamo neanche l'ironia che hanno per esempio gli inglesi di scherzare su un argomento del genere. Io ho in mente un film stupendo dei Monty Python, che è un gruppo satirico inglese, che andava a ripercorrere proprio la Palestina di quei tempi, e si chiama Brian di Nazareth questo film, in cui questo Brian è uno che per sventura, neanche perché l'ha scelto lui, si ritrova a essere uno di quei tanti messia che parlavano agli angoli delle strade e che invitavano la gente a seguirli. Bellissimo è il commento di uno del popolo che sta seguendo un po' il discorso che Brian sta facendo per salvarsi dai soldati romani. Dice: no, quello è il Messia, io me ne intendo, perché di Messia ne ho seguiti tanti. E questo ci dà il segno di questa storia. Non esiste rivelazione. Le prove che l'ascoltatore di prima dice che si trovano in giro dappertutto, pezzi di croci, vorrei anche segnalarlo che, se lui non lo sa, in una chiesa che adesso non è più pubblicizzata c'era anche il sacro prepuzio. Sì, a Roma. Cioè, era conservato il pezzettino di pelle della circoncisione di Gesù Cristo quando venne portato a fare l'operazione che gli ebrei dai tempi di Abramo dovevano fare. Se dovessimo vedere tutti i pezzettini di croce che nelle chiese si dice essere pezzi della croce di Dio, avremmo una croce da 100 metri per 100 o giù di là. Sì, no, sì. Quindi che ci siano le prove storiche in giro di questa rivelazione, per piacere, insomma, non prendiamoci in giro. Se la gente vuole continuare a credere a questa rivelazione, che ci credano pure, per carità, ma che non vengano a tirare fuori che ci sono le prove storiche, perché questa è proprio una fesseria, una cazzata immane. Ok? Ciao. No, è vero, cioè, il Celso stesso, che già nel 200 va in Palestina, lui dice, cioè, qua predicare in Palestina è una roba normale, fai sì, sì, dappertutto, ma già nel 200, cioè, era una roba normalissima, cioè, la gente fatta del cerveo, un po' per troppo oppio, un po' per altre funghi, un altro po' per il sole che gli picchiava in testa, avevano le visioni, tipo il manicomio che c'è adesso a Gerusalemme, dove i cristiani va fuori di testa vedendo Gesù, e i musulmani va fuori di testa vedendo Maometto, e gli ebrei va fuori di testa vedendo Mosè, insomma, cioè arriviamo a queste situazioni del genere. Per cui lasciamo perdere tutte queste cose, anche perché bisogna provarle, se non basta l'affermazione soggettiva, la volontà soggettiva di affermarle. Gesù non è mai esistito, sono quattro operazioni politiche che sono state fatte, e vi assicuro che l'operazione politica fatta da Giovanni è di un'aberrazione. Io ripeto ancora, su 80.000 caratteri che è il Vangelo di Giovanni, cioè io me li ricopio dalle Bibbie dei Paolini, le Bibbie cattoliche, ne ho buttato dentro 15.000 per fare il lavoro sulla sottomissione in Giovanni. Ma se una roba da mettersi le mani nei capelli, un obbrobrio, un'aberrazione immane. Sì, ma sul discorso storico, guarda, è uscito un libretto che forse tanti cristiani che vengono a rompere le scatole sulla storicità di Cristo, che non è mai esistito Cristo, come non è mai esistito il Dio creatore, tanto per essere chiari, è uscito un libretto di Maurice Chatot, La predicazione del Cristo, Genesi di una religione, fatta dalle Einaudi. E lui dice, già nelle prime pagine, lui fa solo un discorso puramente storico sui documenti, e dice, allo sguardo dei suoi funzionari, dei suoi storici, come a quello degli storici ebrei contemporanei, cioè dall'epoca di Cristo, è completamente sfuggito l'emergere del cristianesimo. Cioè,
c'erano storici, fior di storici, gente che studiava, c'erano gli annali, gente che scriveva, c'erano gli acta diurna, c'erano i rapporti dell'impero, e nessuno si è mai accorto che vi arrivasse un messia o che arrivasse la religione cristiana. Allora, noi torniamo a ripetere, noi non ci interessa un discorso storico, perché sappiamo che è una falsità il cristianesimo. Quello che noi ci interessa demolire è la falsità del Dio creatore e di un Cristo salvatore. Cioè, noi diciamo che sono strumenti di dominazione e di distruzione dell'esistenza delle persone. Se anche noi lasciamo stare la storia, il fatto di credere in un Dio creatore impedisce alle persone di prendere in mano la propria vita e di comprendere qual è il valore e il significato della propria esistenza. A me non mi interessa niente che loro sostengano che questo sia il Dio. Non è un Dio. Ma io dico, tu che vieni a dirmi che c'è un Dio, che c'è un Salvatore e che c'è un Cristo, cosa ne fai della tua vita? Cosa ne fai della tua esistenza? Cosa ne stai facendo? A cosa ti serve? Cosa ti serve star qui a fare il pappagallo e ripetere c'è un Dio unico, esiste un Dio che è un creatore? Sei un pappagallo e basta. Tu cosa sei? Cioè non sei puramente un aspetto biologico. A cosa serve la tua esistenza? Io vorrei ricordare, per esempio, alcune persone che parlano del comunismo dei primi cristiani. No? Bene, questo comunismo dei primi cristiani, che dopo anche... depravato tutto quello che era il discorso marxiano, infatti si può tranquillamente dire che tutte le società che sono chiamate comuniste finora non facevano altro che riprodurre il comunismo dei primi cristiani. Dico messianico. Ma in cosa consisteva il comunismo dei primi cristiani? Il comunismo dei cristiani consisteva in questo, nel convincere la gente che ormai era la fine del mondo, che loro erano i portatori e i mediatori con l'aldilà, di farsi consegnare gli averi, infatti portavano i soldi agli apostoli, e loro li gestivano a livello politico dandoli a destra e a sinistra. Ma questo discorso lo potevano fare soltanto perché dicevano adesso il mondo finisce, non c'è più futuro, non c'è più qualcosa che va oltre. Infatti la gente perché gli dava gli averi? Gli dava gli averi convinta che ormai c'era la fine del mondo, esatto. Più o meno come sta avvenendo adesso, ogni tanto quando ostia arriva la fine del mondo, cos'è questo, cos'è st'altro. Cioè, la gente diceva, beh, tanto a me non mi frega niente di costruire il futuro, perché tanto non c'è più futuro, rinunciava ai soldi e gli dava gli apostoli, i quali se li giocavano come volevano a livello politico. Sì, ma d'altronde... Cioè, il comunismo dei primi cristiani, il primitivismo del cristianesimo, non era altro che la distruzione della costruzione del divenire. Questo pseudo-comunismo, insieme alla Repubblica di Platone, insieme a Città del Sole, eccetera, non ha fatto altro che distruggere quella che era la possibilità di costruire il futuro. Perché praticamente si imponeva un modello e a quel modello si chiedeva di obbedire. Pertanto, anche se quelli che hanno fatto questo si chiamavano comunisti, si chiamavano quello che è, erano sempre cristiani. Cioè il loro modo di agire, il modo di essere, il loro modo di rappresentare il mondo, il loro modo di costruire il sistema sociale era sempre cristiano. È chiaro questo? Spero che... Sì, ma il discorso che è anche questo fondamentale, che bisogna sempre insistere, a noi del discorso storico, del discorso della validità, non ci interessa niente. Quello che noi vogliamo sempre ritornare ad affermare è questo. Al di là delle menzogne che vi racconto, se io vi tirassi via tutte quante le vostre cognizioni di Dio, dei cristiani, di Cristo Salvatore, cosa sarebbe la vostra esistenza? Dove sarebbero i punti di riferimento? Dove sarebbero i metodi, le cose che vi fanno vivere? Dove sono le motivazioni più profonde che giustificano la vostra esistenza? Cioè, dov'è che trovate l'energia? Dov'è che trovate lo scopo? Dov'è che trovate i valori e il sistema per apportarvi con il mondo? Toglietevi questa panzane del Dio creatore, della Bibbia, parola di Dio. Avete solo questo da proporre. Quali sono le vostre parole? Siete così insignificanti che avete bisogno? Proprio in Giovanni, no? Mi ricordo, adesso vado a memoria, c'è un passo in cui dice: io vengo in nome di Dio e voi mi mandate a fanculo. Cioè, mentre sicuramente se uno venisse in nome suo lo accogliereste. Ma mi sembra anche molto ovvio. Sì. Cioè, se uno viene in nome di Dio mi chiedo dove mi sta truffando. Oppure anche in nome del padrone, in nome del più potente, in nome del più forte. In qualunque forma di terrore si presenta, dietro a quale si presenta, Dio, dove mi sta fregando. Se invece uno dice, delle robe che se mie, go trovai mie, sì, io ho visto queste cose, è chiaro che non mi sta truffando, perché là ce l'ho davanti. Sì, possono piacermi o non piacere, ma so che sono frutto di una sua elaborazione e che ha impegnato la sua energia, ha impegnato la sua vita, la sua esistenza, ha cercato di comprendere delle cose. Cioè, come si dicono alcuni fa, la vita è tua per comprendere.
E cosa fai quando rinunci a comprendere, quando rinunci a capire, quando rinunci alla tua esistenza, quando rinunci alla tua intelligenza? A cosa ti serve? A cosa ti serve che tu venga qui a ripetermi esiste un Dio, esiste un Salvatore, c'è esiste un inferno, le fiamme, cioè, che cosa me ne frega di questo? Cioè, cosa, e cosa ne concludi? Che beneficio ne hai? A cosa ti serve? Cos'è la tua possibilità? Cos'è il tuo vivere giorno per giorno? E fare questo pappagallo e ripetere questa assurdità? Non ti sei accorto che contribuisci alla tua distruzione facendo così? Cioè, questo i discutori devono capire, che a noi non ce ne interessa niente. Noi sappiamo che la Bibbia è una somma di menzogne, è una somma di falsità. Noi sappiamo la falsità del Cristo. D'altronde, come pagani, sappiamo che non esistono salvatori. Nessuno salverà nessuno. Anche perché non c'è niente da cui essere salvati, se non dal fatto che una persona deve imparare a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita, a chiamare le cose con il loro vero nome. Questo è importante. Dopodiché... Cioè, nessuno può darvi la possibilità di realizzare la vostra esistenza. La vostra resistenza potete realizzare solo con le vostre mani e solo con la vostra intelligenza e soltanto se uno è determinato a comprendere quello che lo circonda. Allora, abbiamo visto, Francesco, cambia argomento, abbiamo visto ciò che pensa Agostino degli dei romani. Ma è ovvio, sappiamo che Agostino è un porco, ha costruito una chiesa di porci e ha costruito questo. Abbiamo visto cosa ne pensa Martino di Braga, che lettera scrive, che condizioni detta Martino di Braga per interpretare le divinità. Scusate un attimo. E cosa dice Martino di Braga per interpretare le divinità romane. Abbiamo visto invece cosa ne pensano i pagani delle divinità romane, cosa sono per i pagani le divinità romane. È chiaro che il cristianesimo deve distruggere ogni tensione all'interno degli esseri umani, ma voi troverete anche nel... in quel tratterello che dà la caccia alle streghe... Ma le squalificarono? No, il primissimo, non me lo ricordo più, non ce l'ho per mani. In cui si attacca Diana, cioè le streghe volano con Diana, cioè volano, e che fa parte del... da quello che si dice del capitolato de Carlo Magno, della caccia estra e che viene data. Cioè, volano con Diana, cioè il concetto di Diana ancora nell'Ottocento, si pensa che sia dopo, però in realtà si fa risalire a Carlo Magno. Il concetto di Diana, no, si fa risalire al concilio di Ancira, ma in realtà fa parte del capitolato di Alessandro Magno. Il concetto di Diana vive fin tardissimo fra gli esseri umani, cioè vive fino praticamente al Risorgimento, al Rinascimento. Per cui i cattolici cristiani non sono mai riusciti a estirpare il concetto del paganesimo all'interno della gente. Non sono mai riusciti a fare questo, lo hanno però tentato di stuprarlo in tutti i modi. Quelli che voi chiamate i furti sacri, i furti delle feste, i furti delle determinazioni, i furti delle divinità, i furti dei concetti, i furti dei principi, eccetera. È un furto totale che i cristiani hanno portato in confronto del paganesimo. E io ho già avvertito una volta con me. I cristiani si possono confrontare soltanto col loro materiale, non con quello che hanno rubato ai neoplatonici, con quello che hanno rubato ai pagani, con quelle feste che hanno rubate, con le idee, con le percezioni, anche se l'hanno chiamato scarpetta della Madonna, quella che si chiamava scarpetta di Venere, è sempre scarpetta di Venere, cioè quel fiore sta sempre il solito odore. D'altronde un santo aveva detto facciamo prigioniero in nome di Cristo ogni pensiero, cioè nel senso che noi non siamo capaci di elaborare un pensiero, facciamo prigionieri gli altri, e li deformiamo logicamente, li storpiamo. Ma quello che deve essere anche, prima appunto Claudio parlava delle streghe, cioè guardate il comportamento delle streghe, cioè le streghe sono gente, da quello che ci è tramandato, gente puramente pratica, cioè nel senso che la sua necessità è quello di trovarsi in una situazione in cui di disagio, di abbandono, in cui non esiste più una società, non esiste più uno Stato, non esiste più un'organizzazione, esiste puramente una dimensione pretesca, clericale, che avvelena tutto. Loro, di fronte a questo, scelgono di costruire un tipo di società che funzioni, in cui si parte dai bisogni primordiali. Cioè, la gente ha bisogno della salute, loro conoscono le erbe e danno le erbe alle persone per curarle. La gente ha bisogno di uscire dalle ossessioni cristiane, danno la possibilità di uscire con la libertà sessuale. Cioè, tutto questo qua è significativo. I cristiani creano i demoni e impediscono la comunità. Le streghe creano la comunità con il sabba. Cioè, e cosa fanno? I cristiani vanno a predicare e loro agiscono.
loro realizzano se stesse. Loro, le donne, che per i cristiani erano, sono in condizioni inferiori, per loro invece no, sono fondamentali perché possono detenere la conoscenza. Gli stregoni vanno a conoscere le piante, vanno a conoscere l'ambiente, sanno utilizzare le cose, sanno che devono andare in contatto con la materia, utilizzano le divinità. E molte volte le stesse streghe bruciate, noi conosciamo le divinità dei romani, perché non ne avevano bisogno, perché il loro sentire, la loro capacità di contatto, la capacità di esistenza, le permetteva di comprendere il divino che era nel mondo. Sapevano, avevano capito, perché loro vivevano con il mondo, che nel mondo reale, nel mondo reale, nel mondo in cui viviamo, non c'era nessun Dio creatore, non c'era nessun Cristo e non c'era bisogno della salvezza, perché la salvezza poteva essere data solo dalla conoscenza, cioè la salvezza dalle malattie, dalla povertà. Francesco, tu saresti stato punito a norma del canone 1369 del codice di diritto canonico. Ma mi sto divertendo, va, veramente dovrò ringraziare un sacco sta amica qua. Allora, canone 1369 del diritto canonico. Attento, non esiste giustizia per l'altro. Per chi si chiede giustizia per la Chiesa, cioè per chi ha il diritto, la Chiesa ha il diritto, gli altri non hanno diritto. State attenti. Che in uno spettacolo, o in una pubblica adunanza, o in uno scritto pubblicamente divulgato, o in altro modo, servendosi degli strumenti di comunicazione sociali, proferisce bestemmia, o offende gravemente i buoni costumi, o pronuncia ingiurie, o eccita all'odio o al disprezzo contro la religione o la Chiesa, sia punito con la giusta pena. Le altre religioni non hanno diritto. Infatti la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione ha dovuto dire i cristiani rispettino le altre religioni. Esatto. Questo è quello che ve l'ho letto sempre dal codice di diritto canonico, che amica non sa neanche cosa ha fatto da mia roba di Jack, come se mi avesse regalato un Kalashnikov e mi avesse messo davanti a una banca senza nessuna protezione con tutti i soldi a disposizione. Ah, beh. Ma comunque questo canone di diritto canonico me ne sentirete parlare quasi a ogni trasmissione per un bel pezzetto, ah, Francesco? Quindi sì, ma infatti. Beh, sai, controponiamo a una simile frase quello che diceva un autore pagano, diceva: l'universo è infinito e in esso ogni cosa vuole diventare divina. L'eros non conosce indugio. La storia è più interessante di quello che dite. Beh, dice che dobbiamo raccontare la nostra storia, che è più interessante di quello che diciamo. Guarda. Ma sai com'è? Noi abbiamo bisogno di queste persone. Senza queste persone, la prima è che viene a proferire. Prima. Sì, in 5 ore di trasmissione questa è la prima persona. E ti pensa molto stupida, guarda, se uno va a sanare il telefono, fa una roba del genere. E' vero che se sarà un secondo la sua stupidità, poi anche a suicidarsi. Allora, attento Franco, questo è il codice di diritto canonico. La rileggo per Franco che è venuto a trovarci. Chi in uno spettacolo o in una pubblica adunanza o in uno scritto pubblicamente divulgato o in altro modo servendosi degli strumenti di comunicazione sociali proferisce bestemmie o offende gravemente i buoni costumi o pronuncia ingiurie o eccita all'odio o al disprezzo contro la religione e la Chiesa sia punito con la giusta pena. Perciò si è avvisato. Diritto canonico di condanna. Una cosa, guardate che questo è indice che state demolendo qualcosa più di quanto credete. Guardate che veramente state demolendo, perché guardate che i dubbi state stirandoli dentro peggio di un, diciamo, di un vaccino. Speriamo. Sì, state centrando. Ciao bello. Ciao. Rendiamoci conto, cioè, non dice ma forse questo potrebbe avere ragione, forse questo ha dei diritti, forse quello sta esprimendo il proprio pensiero. No, non deve esprimere il proprio pensiero, perché se esprime il proprio pensiero è oggettivamente, necessariamente un'ingiuria. Cioè, siamo alla follia bella e buona, Sì. Codice di diritto canonico. No, ma difatti appunto questo è proprio il fatto di dover codificare simili cose, cioè nel senso se una cosa in sé ha un valore, è capace di mantenerlo e di difenderlo e di farlo, cioè... Per quanto riguarda l'esempio anche di antichi, non c'era nessun problema se qualcuno prendeva in giro gli dèi
o diceva non credo negli dèi o gli dèi non sono questo. Non era un problema, in quanto c'era la vita che giustificava le cose, che faceva comprendere le cose. Cioè, questo era secondario, perché una posizione culturale era una posizione culturale. Cioè, mai nessun seguace di una divinità ha detto, fa, questa è la divinità di riferimento e chi non la segue è condannato. No, perché bisogna capire che il mondo è vario. Cioè, quello che noi battiamo sempre è il discorso del politeismo, del paganesimo, ma il paganesimo è nel mondo, nelle cose. Pronto. Anche a me uso la medicina alternativa, ma tanto alternativa, non è scritto niente nei libri. Bevete qualcosetta qua, adesso te lo dico. A stregonca, mi porca puttana. Va bene? Porca puttana. Va bene? Ciao. Ciao. Allora, vi leggo un'altra cosa, vi leggo l'articolo 1366, sempre del codice. I genitori o coloro che ne fanno le veci, che fanno battezzare o educare i figli in una religione acattolica, cioè non cattolica, siano puniti con la censura o con altra giusta pena. Vi rendete conto? Questo è il codice di diritto canonico. Pretende la punizione dei genitori che non fanno educare i loro figli sottomettendoli alla religione cattolica. Cioè, qui siamo, questo, ricordatevi che questo è nazismo, cioè il nazismo non è altro che un'espressione della Chiesa cattolica, cioè, questo è l'espressione. Cosa risponderebbe un pagano? Fa: l'universo è tanto ricco e profondo che può mostrare a ogni occhio un proprio viso. Esatto. Cioè, questo per noi significa, cioè, la moltiplicità delle possibilità, in quanto ognuno può avere una sua visione e ognuno può trovarsi qualcosa che lo, che gli permetta di comprendere la propria esistenza. Ci sono delitti contro le autorità ecclesiastiche e la libertà della Chiesa. Ti rendi conto? Cioè, non c'è... Ora, a me mi sta bene che sia vengano puniti dei delitti contro la libertà di qualcuno, ma qui si tratta di punire i delitti contro la Chiesa, ma non si tratta di punire i delitti della Chiesa. Pronto? No, sono sempre la guardia svizzera Franz Werber del Vaticano. Perché siete così bravi a criticare tutto e tutto, no? Questo è il codice di diritto canonico. Perché, vediamo, criticate anche i 10 comandamenti che Mosè infatti è una monnezza. Ha dato a Mosè. È una immondizia, quella roba immondizia addirittura, ma è folle. Quella è spazzatura. Voi, ho paura che voi siete dei diavolacci. Ah, sì, va bene. Ah. Va bene. Ah, cosa dite? Ciao. Vabbè. Cioè, non so. Ho paura, ma intanto allora, è significativo. Delitti contro le autorità ecclesiastiche e la libertà della Chiesa. Usurpazione degli uffici ecclesiastici. Ma i delitti commessi dalla Chiesa non c'è. Il delitto di falso, ma non della Chiesa, degli altri, delitti contro gli obblighi speciali, andiamo avanti, delitti contro la vita e la libertà umana, oh che bello, chi procura l'aborto ottenendo l'effetto incorre nella scomunica lata. L'aborto era praticatissimo, era a Roma, ma anche sopprimere i neonati deformi era una pratica di ogni popolazione. Perché genetica, sì. Perché non avevamo la pillola, non c'era la pillola, non c'erano i preservativi. I figli, ogni donna, ogni botta faceva un figlio, che era un figlio all'anno. Dopo 2-3 figli, sì, quattro figli ma anche i preservativi, i tentativi di anticoncezionali. I preservativi esistevano, usavano il budello d'agnello. Provavano a far questo. Ma quello che lo facevano non era certo un'offesa a Dio. No. Cioè, era una necessità loro e nessuno aveva senso del peccato, della colpa. In effetti il senso con cui si costruiva la società era costruire il sistema sociale, cioè costruire la vita, garantire al futuro, anche a chi nasceva, al bambino che nasceva, un futuro dignitoso. È inutile far vivere nella miseria. Al contrario, la Chiesa cristiana, il cristianesimo ha bisogno della miseria, ha bisogno di far nascere bambini nella miseria. E allora non è che i cristiani non prendevano i bambini, non li ammazzavano buttandoli nel Tevere o sbarazzandosi, però l'importante era battezzarli prima. Sì. Questo è
l'obbrobrio e l'orrore. Ma marchettura da bestiame. Dopodiché questa concezione che nasce quando non esistevano sistemi contraccettivi o i sistemi contraccettivi abortivi erano molto, molto vaghi, erano molto, molto aleatori, viene imposta come dogma a memoria futura. Cioè anche quando è possibile fare a meno della soppressione dei bambini, di tutto il resto, perché? Perché ci sono i sistemi contraccettivi, la Chiesa Cattolica fa una guerra contro questo, tant'è che la Chiesa Cattolica non versa, il Vaticano non versa la sua quota all'UNICEF per aiutare i bambini del terzo mondo, perché deve ammazzarli attraverso i missionari. Punti di vista. Ma poi d'altronde sai, la sofferenza, la miseria produce sempre paura. La paura è sempre utilizzata per potere di dominio. Cioè, se tu levi a qualcuno la possibilità di sfruttare la paura, pronto? Logicamente... Sì? Sono Andrea. Dimmi. Il problema è che anche l'ignoranza, hai capito? Perché... se la gente ancora va dietro a queste cose qui, no? È anche un fattore di ignoranza, no? Ignorare. Esatto. Non informarsi. Esatto. Certo. E praticamente lo Stato con la Chiesa, no? Ha sempre tenuto in ignoranza la gente sotto un certo aspetto, non so, religioso, ma dopo religioso, che cosa serve oggi come oggi la religione? Niente. La religione serve per tenere buone le persone. Esatto. Per possessarsi le persone. La gente non riesce a capire questo, ma io penso che hanno bisogno loro della Chiesa più che la Chiesa, capito il discorso? No, diciamo che ogni mano, una mano va dall'altra. Esatto, hai capito? Ognuno pensa di andare in paradiso andando in Chiesa, hai capito? Vabbè. Purtroppo questa è un'ignoranza pazzesca, incredibile. Vabbè dai. Okay. Comunque ti seguo sempre, sai. Grazie. Okay. Ciao, grazie. Ciao Claudio. E quando qualcuno disse la religione, lui parlava della religione, ma parlava della sua religione, la religione a quale viveva, ed era la religione cristiana cattolica. E diceva che la religione cristiana, noi aggiungiamo il termine cristiana perché noi stiamo costruendo una religione completamente diversa, cioè stiamo costruendo qualcosa di diverso. Quando diceva che la religione cristiana è l'oppio dei popoli, lui lo usava come eufemismo, cioè lo usava per indicare la devastazione che nei popoli alla religione cristiana. Difatti. In realtà non è vero, sbagliava, perché la religione cristiana, cattolica, le religioni rivelate sono vero oppio dei popoli, nel senso che sull'energia vitale hanno lo stesso effetto dell'oppio, cioè impediscono all'individuo di espandersi, lo costringono ad essere dipendente, lo costringono alla sottomissione, lo costringono all'autodistruzione. Per cui la religione cristiana è effettivamente, realmente oppio dei popoli. Sì, il problema appunto è che purtroppo non è un oppio di quelli fisici e di quelli tangibili, cioè è un oppio che purtroppo la medicina non riesce a togliere, perché chi fosse un tossico lo può essere curato dal punto di vista fisico, dal punto di vista spirituale è la distruzione della persona. La psicanalisi si è scontrata con le fobie dei preti e ha detto no, mai più. Sì, ma d'altronde la psicanalisi è sorta su quello che hanno stratificato i preti, cioè nel senso che proprio il bisogno di curare la psiche è proprio sorto dopo migliaia di anni di cristianesimo. Sì, che parla? Ma perché non criticate i 10 comandamenti? Siete così ignoranti che non li sapete neanche? Non sapere sarebbe già una cosa positiva. Perché non li criticate? Non trovate qualcosa anche lì? Ma è tutto, ma guarda che noi... Guarda che noi abbiamo fatto quasi 180 trasmissioni per quasi 3 anni. A me non mi interessa le 180. Ciao bello. Ciao Coco. Ciao. Allora è chiaro, nessuno mi dice a me cosa devo o non devo fare. È chiaro questo? Ora, i 10 comandamenti sono sottomissione pure semplice, sono la roba più aberrante che esista. È una sciocchezza criticare quella roba. È una perdita di tempo, cioè già la definizione è sufficiente, già il titolo 10 comandamenti. Dimmi. Ciao Francesco. Ciao. Allora mi vuoi dire che ero a 7 persone, siccome che 180 avremmo moltiplicato 4 ore, quante ore fa? Guarda, non sono 180, sono 140 trasmissioni per un totale di 280 ore, 290 ore. Benissimo. Allora, prima bisogna essere cristiani e dopo ora ti puoi capire cosa c'è il paganesimo.
perché se prima uno non acchiappava era da cristiano e sta in zanocchia puito, che non si rende conto cosa vuol dire stare in zanocchia, non capirà mai cosa vuol dire libertà. Perché mi vale, te dico la verità, mi sono stato 10 anni cristiano, e dopo 10 anni non avevo più niente da spartire con i preti, perché mi ha fatto la domanda di andare a prete, non mi cavo su, e mi ha detto capito, mi ha toccato in chiame. E mi dice 42 anni che mi dico che sono pagano, e sto ascoltando di te mi sento pagano. Perché mi piace avere del paganesimo una roba sola, trasformazione. Proprio, è la parola trasformazione mi piace. Che il pagano va proprio, dice bisogna trasformare le robe. E sì, questo mi piace, perché vuol dire che uno ha da darsi delle regole. E queste regole qua, o che te le dà e se no nessuno te le dà. Esatto. E mi guardavo avanti proprio per la mia strada, che insomma, te ho trovato te e ho trovato Francesco, guarda che sì, do creature proprio, se puoi dire, do dei. Grazie. Do dei. Ma io preferisco essere tre dei. Tre dei, grazie. Grazie. Vi saluto, stai bene, mi se non telefono mai perché ho l'ordine di non telefonare. Bravo, e te fai bene. Non telefonare perché, insomma, i 10 comandamenti sono una roba che prima bisogna impararla e dopo si critica. Ciao a tutti, ciao. No. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Sì, in effetti... No, vabbè, e poi è inutile dire a me cosa devo o non devo fare, sì, ho talmente tante robe da fare, non so neanche se stavo guardando. Ma d'altronde appunto già il fatto stesso che uno comincia a dire sono 10, sono comandamenti, già la definizione, il titolo della cosa è sufficiente per non pagare, dire sono porcherie. Comunque io posso dire che una sola dei 10 comandamenti, gliela posso dire lo stesso. Sì, sì. Allora, mentre fra i cristiani, il quarto quello sia, è dei cattolici, è onora il padre e la madre, nei pagani è onora i figli. Fate un po' voi. Sì. Onora il futuro. Pronto? Oh, ma basta, basta, basta. Basta, criticati i 10 comandamenti, non siete ma che monotono sei, ma d'altronde è monoteismo. Vediamo la vostra retorica, dai, avanti, dal primo al decimo, sì, criticateli, dai. Ciao, bello, ciao. Sì, ma io non, ma cioè, no, vabbè, sono 10 castronerie, 10 cazzate una dall'altra. Aspetta un attimo, c'è anche un'altra cosa da dire. Senti, mi accetto tutte le sfide da questo punto di vista, non ho problemi, so benissimo dove stai andando a parare, ciao ragazzi, adesso vi mollo su, so dove vai a parare e cosa vuoi, però io sono in grado di affrontare dal punto di vista retorico, dal punto di vista della vita, qualsiasi sfida, tieni presente questo, non è che non voglio risponderti perché non sono in grado di rispondere o non voglio rispondere, ma intanto perché sono un pochetto stanco, perché adesso devo lasciare le onde ai ragazzi. Dopodiché non c'è problema, cioè, io in qualsiasi momento, qui 10 anche perché ho scritto un trattarello sui 10 comandamenti di fatalità, io ho scritto qualcosa come 10 libri, quanti 10 libri ho scritto? Sì, ormai, 10 libri, male, però ho scritto 10 libri, sarò un pessimo italiano, però ho lavorato per 10 libri, per cui insomma se vuoi io sono sempre disponibile, solo che abbi pazienza. Questa trasmissione è Magia, Stregoneria e Paganesimo, io vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15, con trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, dove continueremo quello che abbiamo cominciato oggi, continueremo con gli oracoli caldaici, continueremo con altre cose, ci inventeremo altre cose ancora, può darsi che parleremo dei 10 comandamenti, forse sì, forse no, questo non lo so, sarà a vedere cosa facciamo, abbiamo talmente tante cose vero, esatto, da fare che perdere tempo con 10 comandamenti. Sì, esatto. In effetti è vero. Continueremo a leggere ciò che porta a diventare tale nella regione romana e faremo delle altre cose ancora. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi ringrazio della pazienza, vi ringrazio anche chi mi insulta per fare anche questo un successo di questa trasmissione e vi aspetto giovedì prossimo alle ore 15 con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Grazie per l'ascolto e a risentirci. Ciao. E ciao anche da Francesco che ha il telefono.